Eccoci qua con i vincitori del 17esimo Primaverile, un successo che mancava dal 2017, ho studiato, 2017, 5 anni, passano gli anni, si scala un po'. 17 avevamo, madonna. Si scala, non dirlo a me, si scala di categoria, però poi alla fine il risultato è sempre lo stesso, in campo sapete stare, è tornato un grande una successo. Una squadra di vecchi. No, però così, hanno voglia. Hanno voglia. Sì. No, quest'anno questa non è andata male. Esatto. Alcune partite non le avevo neanche giocate, lo sai. Lo so. Covid, stiramento. È stata un'annata particolare per tutti. Quindi è difficile, però diciamo che sono maturati. Ci siete. Se si chiamano sono ignoranti. Maturati. Ecco, al sono maturati loro fanno questo. Sono maturati, è una squadra. È evidentemente ignoranti. Un fallimento questa non la cosa. Scarpa. La scarpa d'oro l'ha vinta lui e no, siamo contenti. Comunque siete contenti, è un grande successo, Fabio! Una squadra quotatissima che ha vinto l'ultima edizione. Un'ottima partita. Che davvero hanno giocato benissimo, ci hanno graziato alla fine. È un palo effettivamente. È andata bene, merito loro, cioè merito nostro. Merito vostro, siete rimasti lì in partita, avete fatto il vostro gol, avete fatto la partita che volevate, quella un po' in difesa, cercando un po' di ripartire. Ha preso un pallone attraverso anche noi. Sì, ma io l'ho detto, te l'hai detto che ha girato la partita di là. Complimenti, adesso vediamo se l'anno prossimo saprete ripetere. Se passa un altro anno, mai dire mai. Quanti anni è che ci chiamiamo? Tanti. E noi questo qua è il 17esimo. Iniziato a fare l'over 30. Questo qua è il 17esimo anno. E noi ci conosciamo con la agenzia De Manio circa quasi da quegli anni là. Grazie a voi che ci fate divertire, eravamo più giovani, però è andata bene. 17 anni. Grazie alla vostra organizzazione, sempre un piacere. Sono tanti davvero. Complimenti.